والآن إذ كرسنا حياتنا وبلادنا المصرية لقلب مريم الطاهر نحن نضع في هذا القلب الفضي اسم مصر المكرسة لمريم العذراء ونعلقه على تمثال العذراء لكي تحفظ هذا التكريس وهذا البلد العزيز في قلبها. نضع مع كل البلاد التي ستزورها العذراء مريم لكي يظل في قلبها وتقدم. Giovedì, siamo nella sesta settimana di Pasqua. Domani inizieremo la novena in onore dello Spirito Santo per prepararci bene alla Santa Pentecoste. Oggi siamo con San Paolo, il grande evangelizzatore di tutti i tempi, e in questo periodo noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, siamo arrivati al capitolo 18 e vediamo San Paolo a Corinto. Ma se dovessimo ripercorrere tutto il suo tracciato fino adesso, e dovremmo passare per varie città. Lui era di Tarso, aveva studiato a Gerusalemme con un grande maestro, Gamaliele, era esperto nelle scritture, aveva conosciuto Damasco. Lì a Damasco, grazie a Dio, è stato folgorato dall'amore di Gesù che l'ha stesa a terra, l'ha abbracciato e se l'è conquistato come un lottatore. Poi Paolo, ancora Saulo, andrà nel deserto a meditare, a rivedere tutta la scrittura alla luce di Gesù Cristo. Poi ritornerà a Damasco, a Gerusalemme e via. Poi andrà anche a evangelizzare in Macedonia, ha voluto raggiungere assolutamente Atene, ha predicato nella piazza principale, l'Areopago, e poi adesso a Corinto. Ebbene, quando arriveranno lì a Corinto i suoi amici Sila e Timoteo, darà tutto alla predicazione, alla parola di Dio. Cioè, ricorda che gli apostoli avevano scelto così. Noi dobbiamo pensare alla preghiera e alla parola. E lui si dà tutto alla parola, è un apostolo, deve seminare. Senza dubbio è arrivato anche in Spagna, oltre che a Roma. Doveva portare il fuoco che aveva dentro di sé. Quando stava nella città di Atene, al vedere tutti quei templi bellissimi, ma in onore degli dei falsi, dice San Luca che scrive di lui, fremeva nello spirito. Ecco, un esempio straordinario di evangelizzazione. Uno potrebbe dire, beato lui. San Paolo è un modello. San Paolo è un richiamo per tutti noi. Anche nel Vangelo ci troviamo davanti al tempo che Gesù in qualche maniera indica agli apostoli, ancora un poco e non mi vedrete. E poi un altro poco e mi vedrete. Certo, per gli apostoli era un indice abbastanza chiaro, anche se non capiva, ha dovuto spiegare che sarebbe stata la passione, sarebbe stato sottratto. Ma questo poco, un poco, non sarà il nostro tempo. Di fronte all'eternità, questo tempo non è un poco, così poco. Chi ha molti anni, riguardando indietro, ma è passato in un attimo.
ancora un poco. Passiamo bene questo tempo, questo poco. Se la nostra meta non è di qua giù, perché non pensiamo alle cose di lassù, come dice, ci esorta San Paolo, pensate alle cose di lassù, non a quelle di questo mondo. La vostra meta è nei cieli, la vostra città è nei cieli. Noi viviamo, sì, dobbiamo anche considerare con molta attenzione e concretezza la nostra epoca. Noi viviamo come in quella notte tra il giovedì santo e il venerdì santo. In quella notte si è tramato di tutto. Gesù in quella notte, in quelle ore, passa il suo tempo con gli apostoli, li trattiene a lungo, sembra quasi un riepilogo pieno di amore di tutta la sua storia, di tutto il suo insegnamento, consegna loro il comandamento della carità, insegna loro l'umiltà, si accorge che la tristezza ha riempito i loro cuori, dice che manderà con potenza lo Spirito Santo e la vostra gioia nessuno ve la potrà togliere. Ecco, Gesù ci parla nella notte di questo mondo. Sì, c'è il virus, ma c'è un altro virus. Noi siamo Chiesa, noi non possiamo odiare, noi dobbiamo amare tutti, ma dobbiamo accorgerci come dobbiamo impostare il nostro tempo in Gesù, con Gesù, nel cenacolo. Ma io c'ho un programma spirituale. Se devo raggiungere una meta, non dovrò utilizzare anche certi mezzi. La mia preghiera, il mio contatto con Gesù dov'è? Chi ha la famiglia, chi ha i bambini, chi ha il lavoro, chi è ingegnere, chi è il manuale, va bene. Ma la mia meta principale, minuto della parola di Dio, dà frutto alla mia giornata. Ho io qualche segno che mi richiama, mi richiami anche alla preghiera, alla comunione con Dio, ma non so, porto il rosario in tasca. Ho letto il Vangelo, Gesù che mi parla, mi trattiene nel cenacolo, ma io ho letto, mai per conto mio, adagio, questi capitoli del cenacolo, la passione, per intero, per conto mio, tutto il Vangelo, non so, di Marco, per conto mio, tutti gli Atti degli Apostoli, anche quei brani che mi mancano perché la Chiesa li ha, per così dire, saltati, non può leggere tutto nella sua liturgia, ma io ho un cammino spirituale, i miei luoghi sono santificati, il mio lavoro è santificato, oppure sono risucchiato, invece di essere l'emanazione del profumo di Cristo nella società, sono forse diffusore della peste del mondo. Mi sono fatto risucchiare. Ecco, c'è una strategia divina in me che devo coltivare. I tempi di Gesù con gli apostoli sono nostri. Il mio tempo ha una dimensione grande. Vale l'eternità. Il nostro tempo ha bisogno di ritornare nel cenacolo, di raccogliersi e di vivere insieme ai cuori più belli, l'amore di Gesù. Oh, potessimo entrare con un atto di affidamento nel cuore di Maria, un atto di consacrazione al suo cuore immacolato per giungere a Gesù. Oh, allora saremo già in uno spazio, in un tempo indefinito, praticamente eterno, la salvezza.